oggi abbiamo una puntata speciale, abbiamo con noi un grande ospite dal comune di Alba che vi annuncerà la mia collega Francesca. Emanuele Bolla. Grazie mille. Ciao Emanuele, benvenuto. Grazie. Assessore al turismo della città di Alba. Parliamo di turismo perché è un momento importante per il turismo albese, perché siamo alle porte dell'autunno, della stagione del tartufo, della fiera, di tutto ciò che riguarda questo ormai grandissimo indotto, ma soprattutto la novità di quest'anno è l'apertura del MUDET, il Museo del Tartufo. 14 ottobre verrà aperto al pubblico, vero Emanuele? Apre finalmente il Museo del Tartufo, un'opera tanto attesa di cui si è parlato per tanti anni e che siamo riusciti a concretizzare appunto il 14 ottobre, e ci fa piacere ricordarlo anche grazie a Gazzetta d'Alba. E sono molto lieto di essere qui con voi per questo appuntamento che sta diventando sempre più importante, per questo vi faccio anche i complimenti perché è una bella iniziativa. Appunto, dicevamo, il Museo del Tartufo in apertura, un museo che non ha solo l'ambizione di raccontare il tartufo nei mesi in cui il tartufo è presente, come appunto dicevi tu, durante la stagione del tartufo bianco d'Alba, ma anche in quei mesi in cui la raccolta del tartufo non è consentita e che il tartufo non è possibile trovare ad Alba. E quindi l'idea di raccontare il tartufo tutto l'anno ai tanti turisti che affollano sempre di più la nostra città, anche in maniera ordinata nei mesi non autunnali, e di farlo in una maniera anche scientifica. Quindi siamo molto felici di poter dare questo luogo di cultura gastronomica e anche scientifica ai nostri turisti in arrivo ad Alba. Una bella sfida raccontare il tartufo tutto l'anno, perché è un prodotto stagionale, quindi al suo periodo di raccolta durante il quale si può consumare, perché c'è anche d'estate, ma qua siamo conosciuti soprattutto per il tartufo, quello autunnale, il tartufo bianco, tuber, magnato un pico. Ecco, quindi questo museo, magari partiamo proprio un po' dall'inizio del progetto e come si articolerà questo museo. L'idea è di raccontare, appunto, come dicevi, il tartufo per 365 giorni l'anno, quindi all'interno del cortile della Maddalena, nella Manica per capirci, entrando da Via Maestra sul lato sinistro. Al piano superiore sarà tutta dedicata appunto al tartufo e a tutti i suoi aspetti più significativi, quindi da quelli scientifici, quelli gastronomici e quelli più culturali. Perché mentre è vero che il tartufo si vede solo durante la stagione appunto della raccolta, è altrettanto vero che la sua fortuna e le stagioni si costruiscono durante tutto l'anno. Racconteremo anche il tema del clima, l'importanza dell'acqua, della pioggia, quindi tutto quello che sta dietro questo fantastico mondo, compreso il tema dei trifolao e non da ultimo il tema appunto di come valorizzare il tartufo in cucina e la fiera del tartufo. Quindi ci sarà moltissimo da dire, lo possiamo fare grazie alla collaborazione con la Regione Piemonte, che cofinanzia quest'opera in maniera anche significativa, e anche grazie al Comune di Montà, che sta realizzando l'altra parte del museo, che sarà poi diciamo così collocata nel comune di Montà. E c'è anche stato un sostegno da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, quindi davvero un progetto globale di città a cui hanno collaborato l'Ente Fiera, a cui ha collaborato il Centro Nazionale Studi Tartufo, a cui ha collaborato Accademia Bocuse d'Or con Luciano Tona. Insomma, c'è davvero tanto da raccontare, fatto molto bene, e anche sotto il profilo scientifico è un museo che saprà dare delle soddisfazioni, e non da ultimo anche sotto il profilo artistico-culturale. Ma tra l'altro la parte di Montà, se non sbaglio, almeno nel progetto iniziale, era quella più legata alla raccolta, alla cerca del tartufo, o sbaglio? È corretto, infatti a Montà si sviluppano più i temi della raccolta, della cerca, della cavatura, che è tutto un mondo incredibile, che sicuramente sarà raccontato molto bene, anche perché Montà sta lavorando a un museo, a differenza di Alba, che è in un palazzo storico, in uno spazio sotterraneo. Quindi sicuramente sapranno benissimo raccontare questi elementi che sono strategici in un racconto del tartufo, la cui cerca e cavatura, la pratica della cerca e della cavatura del tartufo in Italia è anche stata riconosciuta patrimonio dell'UNESCO, quindi molto UNESCO, molta cultura e molta tutela, perché questo vuole anche essere l'approccio UNESCO che vogliamo dare ai temi nostri, tant'è che appunto l'UNESCO si propone proprio come missione di tutelare e di tramandare gli elementi culturali, quindi non tanto l'UNESCO come un meccanismo di promozione turistica, ma più come un meccanismo di tutela di quello che è il cuore culturale di ciò che noi siamo e di ciò che noi facciamo, tant'è che il Museo del Tartufo è anche inserito all'interno dei progetti di Alba Città Creativa UNESCO per la gastronomia, quindi tutto un lavoro coerente, crediamo. Tanto UNESCO, molto UNESCO, ci piace.
Senti, ma avete annunciato una delle notizie più importanti riguardanti il museo, o meglio quello che ci sarà dentro il museo, cioè una mostra permanente di Steve McCurry, grandissimo fotografo internazionale che è esposto nei più importanti musei del mondo, che è stato qui ad Alba, giusto? È stato qui ad Alba, sì, ha scattato poche settimane fa, è un'esperienza incredibile avere uno dei più importanti fotografi mondiali qui per 3 giorni, a contatto con i nostri trifolau nei boschi per scattare delle fotografie che saranno appunto, come si diceva, parte dell'allestimento del museo, tant'è che la mostra di Steve McCurry aprirà in contemporanea con il Museo del Tartufo all'interno del Museo del Tartufo e avrà il titolo Truffle Hunters and Their Dogs, cioè i trifolau con i loro cani, ed è una cosa molto bella perché diciamo è stata immortalata quell'essenza genuina dei nostri trifolau e non vediamo davvero l'ora di poter vedere queste fotografie. Wow, tra l'altro aprirà il Mudet anche con una miss. No. Esatto, Miss Mudet, il primo anno, cioè non ci siamo fatti mancare niente. Non ci siamo fatti mancare niente, ma proprio perché l'opera del Museo del Tartufo è un'opera strategica per la nostra amministrazione, per la nostra città, e grazie alla collaborazione con la Giostra delle 100 Torri e con i borghi cittadini, che sono un pezzo del museo perché tutta la parte del folklore è raccontata all'interno del museo, abbiamo voluto inserire appunto la fascia di Miss Mudet in quello che è non tanto un concorso di bellezza, ma un momento anche di valorizzazione del lavoro dei borghi, anche un momento dello stare insieme, che è appunto la bella trifolera che si è proprio celebrata qualche tempo fa in città, sulla piazza principale, su piazza Michele Ferrero, all'ombra di un'altra eccellenza della nostra città, l'opera di Valerio Berruti, Alba, quindi davvero c'è tanta voglia di lavorare bene, di lavorare insieme e di lavorare soprattutto per il futuro della nostra città. Ecco, magari diamo anche qualche informazione pratica sul museo, perché c'è una prevendita aperta, aprirà anche con un biglietto a un prezzo molto ridotto, agevolato rispetto poi ai prezzi dei musei, proprio per lanciare la cosa, immagino. L'idea è appunto di far sì che il Museo del Tartufo sia aperto, accessibile a tutti, come dicevi, e ti ringrazio per dare anche questa opportunità di spiegare come acquistare il biglietto per il museo. Basta andare sul sito visitalba.eu, sezione Museo del Tartufo di Alba, e all'interno si potrà comprare il biglietto a un prezzo di 5 euro, come dicevi, un prezzo davvero di convenienza, un prezzo lancio, che vogliamo possa essere anche accessibile ai nostri concittadini, perché non è solo un museo con un approccio, con una visione turistica, ma è proprio un museo che vuole raccontare il tartufo e vuole celebrare il tartufo e vuole sensibilizzare a tutti quelli che sono i temi del tartufo. Quindi credo un museo anche molto interessante per i nostri concittadini, che appunto acquistando il loro biglietto su visitalba.eu potranno anche godersi questa fantastica mostra di Steve McCurry, che davvero ci ha emozionato molto nell'idea di raccontare i trifolau con i loro volti e i loro cani. Siamo curiosi di vedere queste foto, vero? Tutti lo siamo. Perché è veramente un big Steve, cioè colpaccio proprio. Sì, una persona straordinaria, di una sensibilità davvero molto importante, un incredibile lavoratore che ha scattato per 3 giorni consecutivi senza mai fermarsi, spostandosi da un set all'altro, cercando la luce migliore, cercando di valorizzare quello che sono proprio le essenze dei nostri trifolau, dedicando molto tempo alle persone. È stata davvero una bella emozione, un lavoro fatto insieme al Centro Nazionale Studi Tartufo, insieme di nuovo lì a Regione Piemonte, e anche con la curatela della mostra del fotografo Beucci, Maurizio Beucci, quindi davvero un lavoro collettivo molto molto importante. D'altronde, se si vogliono fare cose importanti bisogna lavorare in squadra. Direi che il nostro tempo è volato. Grazie Emanuele per essere stato con Grazie noi. Grazie a voi. Ricordiamo quindi la data del 14 ottobre, quando ufficialmente aprirà le porte il Mudet nel complesso della Maddalena. Sì, l'appuntamento per il 14 ottobre, Museo del Tartufo, questa straordinaria mostra di Steve McCurry, Truffle Hunters and Their Dogs, e i biglietti in vendita anticipata, in prevendita su visitalbo.eu. Quindi grazie dell'invito, grazie. E grazie di avermi concesso questo spazio. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.